Allora, la ringrazio, professor Ludwig, di essere in collegamento con noi dagli Stati Uniti. Siamo, come dire, all'inizio della seconda parte di questo seminario, per cercare di entrare nella testa dell'ISIS. C'è una platea che la sta ascoltando e quindi io le cederei volentieri la parola per illuminarci e raccontarci dal punto di vista suo e anche degli Stati Uniti. La nostra materia è il terrorismo. Il problema è eterno. Chi studia la storia romana sa che c'era molto terrorismo durante l'Impero romano e a quei tempi non avevano molti sensori elettronici, non avevano barriere. Era molto difficile proteggere qualsiasi installazione. Oggi il terrorismo è diventato un fenomeno globale per il fatto che c'è una sola etichetta, cioè c'è del terrorismo di altro tipo, ma il terrorismo che occupa l'attenzione dei governi e spero dei studiosi è il terrorismo islamico, che appare da Mindanao nelle Filippine, in Thailandia, in certe località dell'Indonesia dove ci sono popolazioni non musulmane anche, come Bali o le isole Molucche, e Flores, l'isola di Flores, appare naturalmente nel subcontinente indiano. Normalmente in Kashmir, anche a Bombay e in altre località, Delhi per esempio, e poi nella zona medio orientale appare dove ci sono contatti, dove c'è un contatto con non musulmani. Quindi dentro la Mesopotamia, dove da sempre c'è popolazioni non musulmane, e poi in Levante, quindi l'area di Siria, eccetera, e poi si estende al Nord Africa, dove i non musulmani sono copti in Egitto, oppure turisti, come c'è stato vari attacchi, anche l'ultimo a Sharm el-Sheikh, e poi si estende ancora in Africa occidentale, Boko Haram. E oltre a questo ci sono stati fenomeni terroristici a Madrid, a Londra, a Parigi, Copenaghen e anche negli Stati Uniti, ultimamente a San Bernardino. Ora, tutte queste attività sono tutte attività di carattere islamico, religioso, strettamente islamico, non sono di natura economica, non sono di altre ideologie. E l'Islam in questione, anche se ha differenti etichette, Al-Qaeda o Dawlat al-Islamiyah, lo Stato Islamico, o Jabhat al-Nusra, o dozzine Boko Haram, chiamatelo come volete, ci sono moltissimi nomi, i nomi cambiano anche, è sempre dello stesso Stato, cioè deriva direttamente dalla filosofia di Ibn Tamia, XIII secolo, ed è una in reazione al fatto che il più importante governo nella zona musulmana, che era infatti un governo mongolo, dei buddisti mongoli, l'Ilkhan dell'Iran, era il Khan, cioè il grande Khan, e poi c'è il Khan, che è il comandante mongolo regionale, si converte all'Islam. Lui decide di convertirsi all'Islam, i suoi soggetti sono musulmani lì in Iran, quindi si converte tranquillamente. In reazione a questa conversione, Ibn Tamia dice: no, non è sufficiente, perché lui si è convertito, è vero, però tollera i non musulmani, cioè lui tollera i buddisti, fra i mongoli che erano buddisti, e poi c'erano in Iran, come ci sono ancora, popolazioni non musulmane, cioè una popolazione cristiana, c'erano dei Madans, dei Sabans, c'erano ebrei, c'erano quelli del culto degli angeli, che è il culto sotterraneo di molti curdi in realtà,
Zoroastrian e tutte queste religioni. Ora, Ibn Taymiyyah ha detto che non è sufficiente. Un governo islamico ha il dovere di salvare le anime nel suo territorio e quindi non può agire in maniera tollerante verso i non musulmani. Tu devi farli soffrire, non ucciderli per carità, ma devi farli soffrire, devi umiliarli, perché se no non si convertono e l'Islam non può aumentare. Questa dottrina di Ibn Taymiyyah è quella sacralizzata dei fratelli musulmani, grande movimento in Egitto, ma si estende anche in Turchia, dove lo chiamano Miligorus, ma è la stessa cosa. E questa filosofia di Ibn Taymiyyah è la filosofia dietro a tutti questi movimenti, che sia Abu Sayyaf in Mindanao, Boko Haram in Nigeria e altrove. E quindi la giustificazione teologica del terrorismo che fa parte del corpus dell'Islam e possono citare direttamente le frasi coraniche che dicono che se li spaventi loro per paura diventeranno musulmani. Se non sono abbastanza intelligenti di capire che io, Muhammad, sono l'ultimo profeta e l'Islam è la migliore religione, devi spaventare. Quindi l'atto terroristico è un atto religioso. Ora, lo scopo di conversione era palese, per esempio, in vari attacchi recenti, quello di Nairobi, ma Mali. In Mali c'era un albergo che è stato attaccato e loro bussavano alla porta, molto calmamente bussavano alla porta, e poi quando la gente apriva la porta, pensando che erano i servienti dell'hotel, loro chiedevano di recitare la Shahada, che è la recitazione islamica di adesione alla fede, cioè sottomissione alla fede, sottomissione alla fede. Se loro non riuscivano a recitare la Shahada, li uccidevano. Questo era un messaggio prettamente religioso, di dire quando la voce si spargerà, sapranno che è una buona idea convertirsi. Infatti l'Aula dell'Islamia è riuscita a reclutare non uno o due, ma centinaia di gente che si sono convertita, che sono impressionati per questo potere di tagliare la testa alla gente, che è un'affermazione di potere, o metterli in gabbie per annegarli e così via. Quindi abbiamo un fenomeno ideologico e questo è il problema. Il problema non è il terrorismo, non è il terrorista, che a livello è un problema psicologico individuale, che ci sono sempre stati terroristi individuali, il cui problema inizia e la fine dentro di loro, e questo è un fenomeno di attacco ideologico. Il problema che c'è in Europa e negli Stati Uniti è il problema della legittimizzazione. Quando il Papa, o il Primo Ministro, o il Presidente, o il Sindaco, o l'insegnante di scuola dice questo non ha niente a che fare con l'Islam, niente, ma proprio niente, non ha niente a che fare con l'Islam, questa è una negazione di una verità teologica è una bugia benevolente, è chiaro, ma è una bugia infatti molto dannosa, perché deliberatamente offusca la natura del problema. Questo terrorismo è islamico ed è teologicamente giustificato nel cuore dell'Islam, non in qualche forma marginale. Quello che è vero, palesemente, è che oggi, come nel XIII secolo e come sempre, le persone di fede musulmana che sono disposte ad agire sulla base della dottrina, che è la dottrina di salvare tutte le anime possibili, convertendoli e persuadendoli di sottomettersi in sottomissione all'Islam, questo viene tradotto in azione
poche volte. Cioè, il cameriere Tiziano che viene, tutto carino, che viene a portare il caffè, non si mette a recitare il Corano o cercare di persuaderti di convertirsi. Né quell'altro che aderisce alla interpretazione di vita mia, lui non è che viene uccide. Il numero di gente che si dicono pescatori, ma poi pescano ogni giorno, è poco. E il numero di persone che combattono nelle guerre è poco. C'è una grande popolazione, una parte viene arruolata, ma di quelli arruolati in uniforme un numero abbastanza basso usano le armi. E la stessa cosa in ogni attività umana, quindi anche nell'attività di terrorismo islamico. Però l'obbligo c'è per molti ed è sentito. E per esempio il presidente Erdogan e i turchi che aderiscono al suo movimento, che saranno, non so, 30-40% della popolazione turca, vota per l'AKP, il partito di governo, che poi viene al governo perché gli altri, l'opposizione, non si dice mai. Comunque, questi 30-40% turchi profondamente credono che il loro dovere è di islamizzare l'Europa, e loro vedono il terrorismo come un fattore positivo, perché spaventa la gente e dice alla gente di fare come nell'hotel di Mali: se convertiti all'Islam non hai da temere. Questo è integrale alla filosofia del più importante movimento, Naqshbandi in Turchia, da cui viene anche il governo turco, il partito AKP al potere e tutto questo. Allora, ed è caratteristico dell'offuscazione che è in corso, che se tu dici, se tu guardi su Wikipedia Naqshbandi, tu vedrai che è descritto come un movimento sufi, e la parola sufi tratta nel discorso della popolazione genere per indicare un musulmano carino, mistico, che non va in giro a mettere bombe. Questo è completamente falso, come quasi ogni cosa che viene detta. Infatti i sufi sono di ogni specie. I più grandi pacifisti, che sono i Bektashi, e i più grandi, più violenti terroristi, tutti e due sono sufi. Quindi noi, nel discorso pubblico sull'Islam che è in corso oggi, abbiamo grandi bugie deliberate, bugie benevolenti, di dire: ah no, no, non ha niente a che fare con l'Islam. Tu sei un bravo ragazzo, questo era un errore fatto da qualche fanatico. Questo è il secondo, c'è un rifiuto di rispettare questa gente e di veramente studiare. Sono fra di voi, vivono fra di voi, vivono fra di noi, ed è nostro dovere di studiare. Il fatto che il giornalista tipico che scrive sul terrorismo non sa neanche chi è Ibn Tamia. Questo è tipico, come dire che qualcuno si atteggia a scrivere sulla storia dell'Italia e non ha mai sentito parlare di Mazzini o di Garibaldi o di Vittorio Emanuele o di Cavour, però scrive sulla storia e poi si pronuncia sulla storia italiana o la natura dell'Italia. Quindi io invito la gente che è un'ottima iniziativa di portare il terrorismo nel cuore dell'Accademia e di studiarlo come fenomeno, però bisogna veramente studiarlo come fenomeno. Non si può entrare con uno scopo politico o ideologico, di dire: ah, io vado lì per chiarificare che poi non ha niente a che fare con l'Islam, non è una guerra religiosa. Il fatto che appare da Mindanao fino a San Bernardino, California, questo è semplicemente un effetto emulativo e così via. Ora, il precedente Papa, e finisco con questo, una volta è andato nei guai perché aveva citato l'imperatore, le memorie dell'imperatore bizantino Paleologo, il quale diceva che l'Islam non è ideologicamente differente dal monoteismo cristiano o quello ebraico,
gli ebrei sarebbero dissidenti perché non riconoscono il monoteismo fra tutti questi santi, Madonna e così via. Comunque, e ha detto però che la differenza è il jihad, è che i cristiani avevano Gesù e poi secoli dopo Costantino, imperatore a cavallo con la spada, e gli ebrei erano tribali, militanti tribali all'inizio e lo sono ancora, mentre i musulmani hanno portato questa innovazione che è il monoteismo cristiano, meno i santi, ma comunque c'è sempre un solo Dio, il Dio invisibile, queste cose così, però hanno portato la jihad. E noi in Bizantini, e quando lo scrivevo questo, che era tardivo nel XIII secolo, dice, noi abbiamo gestito questo problema da 600 anni e la cosa è che non cambia. Cambia solamente la sua espressione a livello superficiale, ma sono sempre e sono sempre giustamente motivati. E chiaramente se tu guardi una persona come Erdogan, che dopo tutto è presidente di un paese della Turchia che pretende di entrare nell'Unione Europea, non ha andato, lui ha studiato, non ha studiato in un liceo, lui ha studiato in una scuola Imam Hatem, cioè predicatori, preti e predicatori, Imam Khatib, che è un altro liceo alternativo in cui andavano una minoranza di turchi. Oggi per l'azione alternativa che hanno chiuso molti licei laici, ci sono il numero di Imam Khatib forse aumentato 20 volte, ma comunque se tu vai in queste scuole quello che ti insegnano è che tu hai un obbligo e l'obbligo è di espandere la zona dell'Islam per salvare più gente, perché si sottomettono e si salvano dalla vita eterna e così via, e devi aumentarle usando la democrazia o non la democrazia, i metodi pacifici o i metodi violenti, come è il caso. E infatti il movimento Naqshbandi particolare che lui appartiene era un movimento il quale accettava la violenza in maniera integrale, militarista. Quindi questi sono fatti che gran parte dell'elite europea e americana non guarda, non vuole guardare, forse hanno difficoltà a ricordarsi questi nomi, forse sono pigri di esaminare questa informazione, che non è informazione segreta, però continuiamo con questa specie di anomia e di... E quindi è un grave problema. C'è un'alternativa però, ed è un'alternativa perfettamente fattibile, ed è seguita l'alternativa infatti delle autorità italiane, di polizia, i carabinieri, di pubblica sicurezza, il security interno, l'intelligence esterno, il quale non si pronuncia sull'Islam affatto, non legittima, non vuole legittimare, non sono in favore di aprire moschee, non sono in favore di accettare le scuole, e invece però non hanno nessuna caratterizzazione dell'Islam come tale quando rientrano nelle loro responsabilità, cioè quando c'è violenza, pericolosità. Loro semplicemente lo trattano come criminalità organizzata, senza pronunciarsi, senza fare grandi dichiarazioni, senza andare a visitare moschee e così via. Criminalità organizzata, e non riconoscono la natura religiosa e se ne infischiano e dicono se una persona non agisce in maniera criminale a noi non ci interessa. E questa è un'attitudine perfettamente ragionevole e ha portato a un successo. L'Italia è il paese dove nessuna persona è morta a causa di un atto terrorista. Il 13 ottobre a Parigi, in Francia, dove da sempre si occupano enormemente dell'Islam, ne parlano il presidente Hollande, molto, fatto non so quante dichiarazioni che l'Islam è una grande religione di pace e così via. In questo paese c'è stato
gli attacchi di Parigi, credo 131 morti, l'industria turistica pesantemente danneggiata, perdite economiche, perdita di serenità, è una vera perdita, perdita di sicurezza interna, mentale. E tutto questo, mentre il 12 ottobre in Italia, il giorno prima, le autorità italiane hanno arrestato, credo, 17 persone. Quindi a pagina 23, cioè, hanno arrestato 17 persone in Italia, e poi il giorno dopo tutte le media del mondo, perché a Parigi non li hanno arrestati. A Parigi devono filosofizzare sull'isola, e quindi non vanno arrestati, nonostante che erano tutti schedati. Tutti schedati. Invece di arrestarli, li schedano. E quindi li intercettano, li fotografano, li commentano e fanno dei grandi dossier, come se sarebbero dei biografi. Biografi di stampo enciclopedico. E poi subiscono il peccato. Le autorità italiane, perlomeno le autorità di polizia, perché poi i governanti dicono quello che vogliono, e in Italia c'è anche la Chiesa che si pronuncia, ma loro non si pronunciano, semplicemente lo trattano come un criminalità organizzata. Quando si mettono a minacciare, non aprono un dossier, ma si occupano di loro, li invitano a fare una conversazione. E poi naturalmente c'è la famosa giustizia italiana, che l'Italia ha un groviglio di leggi così grande che si può arrestare chiunque per qualsiasi ragione, quando si vuole, metterli dentro. È vero che poi non sono processati, non fanno mai in carcere legalmente, però come carcerazione preventiva i magistrati italiani sono campioni del mondo, e quindi anche questo ha funzionato. Io direi che a livello accademico è venuto il momento in cui si può inserire mezz'oretta di studiare la storia dell'Islam e di capire queste categorie. L'arabo è una lingua molto facile, per visto. Urdu è usato in grande scala, quelli in Philippines, Thailandia, non usano l'arabo, ma diciamo che non è difficile studiare questi problemi, ma quello che veramente bisogna evitare è di rifiutare di studiare, di dire no, questo non ha niente a che fare con l'Islam, quindi io che mi occupo di Islam non mi occupo di loro. E la barzelletta qui a Washington, ed era veramente una barzelletta, è che Obama, che ripete continuamente che l'Islam è una religione di pace, ha riunito 1000 imam in una grande conferenza a Washington. E qualcuno gli ha domandato, scusate, se l'Islam non ha niente a che fare con la violenza terroristica, perché avete invitato 1000 imam? Perché non avete invitato, non so, preti cattolici o predicatori buddisti? E naturalmente la risposta è che è una bugia. È una buona idea nella vita pubblica di smettere di dire bugie. Grazie. Grazie professore Luttwak. Sta berlusconizzando un po', lei, finendo le conferenze con le battute. Mi ha sentito? Era una battuta, non si preoccupi. Senta, professore Ro, io colgo invece quello che ha detto per farle un paio di domande. Anche qui la platea magari ha voglia di farle qualche domanda, se permette. Prego, prego. Grazie. Dunque, intanto a proposito di Turchia, vedevo che lei era molto più accalorato sulla Turchia che non sulla Siria. Ma anche qui, come in Siria, direi che il ruolo di Obama è fondamentale, nel senso, in Siria Obama vuole per forza la cacciata di Assad, che sembra un anello molto lontano per poter ottenere la pacificazione della Siria, che è l'obiettivo comune, perlomeno qui in Europa. E invece in Turchia lui è schierato con Erdogan e non con Putin. Ma se Erdogan è il male assoluto,
Come mai ha scelto Erdogan piuttosto che Putin? Allora, Erdogan non è il male assoluto, ma è caso unico, perché lui e il suo partito AKP, che viene da un'origine ideologica molto precisa, di islamismo molto, molto spinto, con una propensità alla violenza, questo gruppo di Davutoglu, il suo primo ministro, ex ministro degli affari esteri, questo è l'unico gruppo esistente il quale simultaneamente è islamista, membro della NATO, che è l'alleanza atlantica, l'alleanza degli europei e degli americani, e pretende entrare nell'Unione Europea. Non ce n'è un altro. Abu Sayyaf a Mindanao non vuole, non è membro della NATO. Quindi il problema Erdogan non è affatto il peggiore a livello, diciamo, individuale, ma è quello che voleva, era in corso veramente di entrare nel cuore del sistema europeo, ed è dalla NATO, la Turchia da sempre. La NATO che è entrata, la Turchia che è entrata nella NATO nel 1946, è una Turchia strettamente laica. Laica perché le forze armate imponevano la laicità contro l'opinione pubblica. E quando il potere militare è stato smantellato in Turchia, con grande appoggio dell'Unione Europea, che ha trattato la Turchia come se era il Perù o l'Ecuador, senza prendere in considerazione il fatto che i militari erano la diga contro l'islamizzazione del paese, abbiamo questa anomalia, perciò me la prendo con lui. E riguardo della Siria, la responsabilità di quello che è successo in Siria è prima di tutto dei siriani. Assad non è un portoghese, non è neanche un siciliano, è un siriano. I suoi nemici sono siriani. La guerra civile è una guerra di siriani, e la questione era se gli Stati Uniti dovevano intervenire in Siria, e allora avrebbero dovuto entrare in Siria con un grande esercito. Questo esercito naturalmente sarebbe stato attaccato da vari gruppi, perché dopo tutto sono, non sono musulmani, sono occidentali, ci sarebbero imam di vari tipi che predicherebbero contro di loro. Naturalmente Hezbollah, come sciiti, e espressione della politica iraniana, avrebbe dovuto attaccarli in maniera non religiosa, ma questione di rivalità politica, come Iran, sostenendo Assad e così via. Quindi la scelta per Obama era: entriamo in un'altra guerra civile in un paese musulmano, siamo già in Afghanistan, in una guerra civile, dove c'è questo sforzo sempre più debole di arginare l'avanzata dei talebani, che esprimono, i talebani sono anche loro seguaci di Ibn Tamia, stessa ideologia, stanno vincendo. Gli americani che stavano già in Afghanistan erano già in Iraq, dovevano entrare anche in Siria. E la risposta di Washington, non di Presidente Obama da solo, come individuale nella Casa Bianca, ma la risposta dell'elite americana riunita intorno al tavolo era: non ci entriamo in questa guerra civile. Perché fra l'altro, quando tu entri per proteggere la popolazione sunnita contro Assad, che è Nusseri, lo chiamano Alawiti, ma Alawiti è un brand inventato nel 1920, sono Nusseri. Questi governano Nusseri, che opprime la maggioranza della popolazione sunnita. Al momento che vai lì a aiutare i sunniti, ci sarebbero perlomeno due o tre movimenti sunniti che attaccherebbero gli americani e ucciderebbero i soldati americani, come hanno fatto in Iraq. Quando in Iraq gli americani proteggevano i sciiti dai sunniti, c'era comunque Muqtada al-Sadr, che aveva qualche milione di seguaci, che attaccava gli americani.
dicendo: bene, è vero che ci proteggono tutti i sunniti, ma sono comunque dei cristiani e quindi bisogna uccidere. Stessa cosa sarebbe successo in Siria. Quindi di entrare un'ennesima volta in una guerra civile fra di loro e di essere attaccati dietro le spalle dai tuoi alleati o da quelli che proteggi, è una cosa che gli americani hanno deciso di non fare. E a questo punto rimaneva all'Europa, che è molto più vicina, che ha più gente, che c'è più popolazione che gli Stati Uniti, che ha grandissime forze armate. Se tu metti insieme i portoghesi, il Luxemburgo, l'Italia, la Francia, la Germania, loro sono pieni di truppe. Possono mandare tranquillamente 300.000 soldati insieme. E quindi la decisione di non entrare è stata fatta originalmente, è stata rinnovata ed è rinnovata ancora oggi. Grazie professore. Ci sono un po' di domande qui della platea, poi gliene faccio una ma dopo, perché così la riporto un attimo anche alla nostra realtà italiana in base a una dichiarazione sua su Regeni che ho letto, che ha fatto in questi giorni sui giornali. Sì. Sentiamo le domande. Buongiorno professor Lutwak. Volevo farle una domanda, io sono psichiatra, quindi non sono in grado di valutare approfonditamente, analiticamente, diciamo, lo scenario geopolitico, però ho notato che affrontando questo seminario sull'ISIS e il terrorismo, mentre esisteva nel terrorismi locali, europei e anche nordamericani, una notevole produzione di letteratura scientifica che cercava di studiare il fenomeno, a un certo punto, anche dal punto di vista della produzione scientifica statunitense, c'è quasi uno stop. Il fenomeno non viene studiato, o perlomeno gli uomini di scienza se ne interessano poco. A suo parere, perché? Allora, credo era 40 anni fa, quando il professore Walter Lacker, che è ancora con noi, lui ha scritto il primo libro accademico sul terrorismo che io conosco, e per un certo periodo di tempo c'era una letteratura sul terrorismo che è stata sviluppata sulla base del lavoro di Lacker, che parte con i dati storici e così. Allora, a quel tempo il terrorismo era studiabile come un'estensione delle scienze politiche normali, dove tu hai una piccola frazione della popolazione, un piccolo numero, che decide di usare la forza a livello anche individuale per scopi che non sono personali e per scopi per cambiare l'assetto politico, quindi motivati da o da separatismo regionale o da ideologia a livello nazionale e così via. Quindi c'è, se tu guardi, c'è una bella letteratura che è nata l'iniziativa del professore Walter Lacker, che era nato a Breslau, in Germania, poliglotto, che poteva ben scrivere di terrorismo perché conosce tutte le lingue europee, poteva scrivere. E l'Islam non appariva in questa storia. Non era islamico questo terrorismo. Però, non essendo islamico, era anche strettamente localizzato. Cioè le brigate rosse italiane non andavano a attaccare giudici in Danimarca, era strettamente locale ed era studiabile come un'estensione della vita politica locale. C'era anche una specie di propensità a questo tipo di cose. In Italia c'era una tradizione, i carbonari e così via. In America c'erano movimenti ideologici, come la Symbionese Liberation Army,
così via, che venivano da una tradizione radicale americana. E quindi la conclusione raggiunta proprio dai studiosi era che il terrorismo come tale non era utilmente studiabile, perché la fenomenologia non era in realtà, non c'era una fenomenologia terroristica globale, c'erano solo espressioni locali, ognuna di quali aveva la propria logica e la propria passato e evoluzione. Quindi è legittimo nel mondo accademico di studiare un problema e poi rinunciare a studiare questo problema, perché si riclassifica non come un fenomeno studiabile a livello universale, ma come una cosa particolare che è meglio studiata in un contesto particolare. Io credo, per capire le Brigate Rosse, è più importante di capire l'Italia come di capire il terrorismo. Grazie, professor Lupi. Grazie. Un'altra? Buonasera, professore Lutwak, per noi e buongiorno per lei in America. Io sono il dottor Guido Pagano da Ponte Cagnano Faiano Salerno. Quale similitudine vede Ponte Cagnano Faiano, sì. Ponte Cagnano di Salerno? Sì. Spero che avete portato delle pizze. Certamente, la migliore al mondo. Lei mi ha deriso quando io gliel'ho detto la prima volta. La migliore pizza del mondo. Bravo. E lei l'ha ripetuto al ministro Andreatta in un suo colloquio in America. Allora, io volevo farle questa domanda. Quale similitudine vede tra la guerra Turchia-Siria e la probabile guerra civile, ma invasione delle forze ONU capeggiate dall'Italia in Libia? Grazie. Chiedo scusa, ma il suono non potete ripetere, o qualcuno, è meglio se qualcuno non nella platea ripete la domanda, per favore. Sì, gli sta chiedendo appunto esattamente quale similitudine c'è tra la Turchia e la Siria e la guerra di Libia. No, la sua domanda era sull'intervento. Esatto. Allora, lei ritiene probabile l'intervento in Libia, consigliabile? Ogni volta che sento la parola Libia ho un certo senso di vero rammarico, perché per caso, io sono occasionalmente consulente del governo, per caso all'alba del giorno in cui la guerra è iniziato nella notte di quel giorno, io per caso ero al Pentagono, e al Pentagono i capi stati maggiori americani si sono riuniti e, avendo consultato i loro colleghi italiani, sulla base del fatto che l'unico paese della NATO che sapeva qualcosa sulla Libia era l'Italia, i capi di Stato Maggiore americani hanno deciso che l'America non deve intervenire. Hanno accettato la tesi italiana, o perlomeno dei militari italiani, che Gaddafi era terribile e l'alternativa peggio. I capi di Stato Maggiore hanno consigliato il segretario della difesa, il signore Robert Gates, ministro della difesa, e il Gates aveva informazioni sue da altri, naturalmente civili, dall'intelligence e così via, e quindi hanno tutti deciso, la mattina presto di quel giorno, che era già mezzogiorno in Europa, hanno deciso di non intervenire in Libia. Il segretario di difesa, Mr. Gates, ha chiamato la Casa Bianca e ha chiesto e ottenuto dal presidente Obama il permesso di fare una dichiarazione dicendo che gli Stati Uniti non intervengono. Il presidente Obama ha consentito, e quindi la proposizione dei militari, che è diventata poi del civile ministro della difesa, è diventata politica degli Stati Uniti d'America. Poi quello che è successo è che tre
persone sono intervenute. Io mi diverto di chiamarle le tre terribili donne. Il segretario di Stato Hillary Clinton, che risentiva molto la pressione britannica e francese, il presidente Sarkozy e il Cameron lo chiamavano, dicevano dovete fare qualcosa, eccetera. C'erano l'altra terribile donna, che è il consigliere di sicurezza nazionale Susan Rice, e poi la terza Samantha Power, ambasciatrice alle Nazioni Unite, la quale diceva non possiamo assistere al massacro della popolazione di Benghazi che Gaddafi ha promesso, perché Gaddafi a un certo punto ha detto io andrò a Benghazi sulle strade e i vicoli e li uccidiamo tutti. Non possiamo stare lì a guardare mentre Gaddafi adesso massa. E le tre terribili donne hanno persuaso Obama di cambiare idea. Quindi quel giorno che è finito con il lancio dei missili di crociera contro i radar libici, era iniziato quella mattina con la decisione di non intervenire. Ora, i militari americani hanno arginato l'intervento dicendo che non mettono soldati in Libia. Niente soldati. E secondo, non hanno usato la forza aerea come hanno fatto i britannici e i francesi per inseguire proprio Gaddafi, attaccare i suoi convogli, i suoi gruppi, hanno attaccato il radar della Libia, hanno fatto dei attacchi generici, non hanno fatto questa azione spinta, non hanno mandato comando sul territorio come hanno fatto gli inglesi e i francesi per attaccare Gaddafi. Quindi questo è stato un fallimento della politica americana, che consisteva nel fatto che i civili umanitari, perlomeno così dicevano, o i civili Hillary Clinton, che voleva rimanere solidale tra gli alleati francese e inglese, hanno deciso di ignorare, di rifiutare la posizione italiana, che era stata accettata al Pentagono, perché al Pentagono non erano così ideologici, erano semplicemente motivati dal fatto che prima di intervenire in un paese dovresti avere informazioni, come perlomeno quelle che un turista si prenderebbe quando sceglie se andare in vacanza a Sharm el Sheikh o non andare a Sharm el Sheikh. E gli italiani avevano queste informazioni, gli inglesi e i francesi no. Però Obama non poteva resistere all'esigenza umanitaria di salvare la popolazione della Cirenaica o di Benghazi, che era stata minacciata di massacro da Muammar Gaddafi pubblicamente e così via. Ora, questa storia della Libia naturalmente è stata molto importante quando è venuto il turno della Siria, quando le stesse persone hanno cominciato a dire non possiamo stare lì con le mani in braccia mentre Assad e i miliziani alawiti, l'esercito siriano, Hezbollah che viene dal Libano, naturalmente su ordini iraniani, questa gente uccidono i sunniti e tutti gli altri che resistono. E allora Obama aveva imparato dalla storia, questione tipica, la seguente lezione: se vuoi intervenire in questi paesi, devi farlo con un grande esercito, disarmare tutti e proclamare la tua intenzione di rimanerci perlomeno 50 anni. Se non sei disposto a fare queste cose, di mandare il grande esercito, disarmare tutti e rimanere 50 anni, non entrare. Bene, ci ha fatto un'analisi di una serie di errori del passato degli ultimi 15 anni però, professore. Sì, sì, ma sono errori da non ripetere. Speriamo. Lei è ottimista, però la vedo. Però non ci ha detto se adesso noi cosa dobbiamo fare con la Libia. Noi ce li abbiamo di fronte. La Libia ce ne manda proprio tanti di immigrati, di profughi, come li chiamate voi in America? L'Italia ha un particolare interesse nella Libia, c'è la vicinanza, c'è la storia, ci sono le conseguenze giornaliere che arrivano
in Italia arrivano perlomeno in Sicilia ogni giorno. E allora l'Italia, come uno dei grandi stati di questo mondo, con una grande popolazione, può semplicemente introdurre la leva, che dopo tutto il servizio militare è obbligatorio, ci sono i paesi come la Finlandia, la Danimarca, la Norvegia, sono paesi molto bene con il servizio militare obbligatorio, fare il servizio militare obbligatorio e mandare un grande esercito in Libia, disarmare tutti, fino al Fezzan, disarmare tutti, e poi installare un governo sotto naturalmente un mandato delle Nazioni Unite, autorizzazione dal Comitato dei Pescatori Internazionali, chi vuoi, sono sempre parole che si possono avere, e controllare la Libia, fino a che non viene stabilizzata, che dovrebbe essere sufficiente un paio di generazioni, 30 o 40 anni. Se no, l'altra cosa che si può fare è di fare quello che oggi stanno facendo in Mesopotamia i francesi e gli inglesi, cioè mandare quattro aeroplani che buttano un po' di bombe nella direzione generale di dove forse il nemico c'è. Ci sono questi bombardamenti a Raqqa. Ora, Raqqa ha una popolazione di circa 400.000 abitanti, e fra di loro ci sono anche quelli del Dalat al-Islamia. Cioè in certi edifici di Raqqa, città di 400.000 abitanti, ci sono gente che vanno in giro appositamente coperti di nero e sono quelli del Dalat al-Islamia. Forse il tuo cameriere della settimana scorsa è già lì oggi. Allora, gli inglesi e i francesi, con i loro quattro aeroplani, vanno su Raqqa, non hanno nessuno nella città di Raqqa che può guardare dentro l'edificio e dire guarda che in quell'edificio c'è gente del Dalat al-Islamia, bombarda quell'edificio. Non ce l'hanno quello, però bombardano. Ora, questo tipo di attività si può fare quando si vuole in Libia o si può anche fare in provincia di Alessandria, si può fare in Toscana. L'effetto è uguale. Cioè nessun effetto, solo che bombe cadono e forse uccidono qualche innocente. Se uccidono qualcuno di loro, dei cattivi, è per caso più o meno. Grazie professore. Ancora una domanda, professoressa? Sì, dottoressa? Allora due domande. Relativamente alla Turchia, non è stato un errore forse che la Turchia non sia stata ammessa a suo tempo, in tempi non sospetti, nella comunità europea? E la seconda domanda riguarda... Scusi, chiedo scusa, ho bisogno di nuovo che si ripeta la domanda non dal... Dice la dottoressa se è stato un errore in tempi non sospetti ammettere la Turchia nell'Unione Europea. Non ammettere. A non ricevere nell'Unione Europea. Sì. Non ricevere, in realtà quando, non l'hanno mai ancora chiesto di entrare nell'Unione Europea. Quando la Turchia stava nel corso di entrare nell'Unione Europea, questo era la Turchia che era già sotto il governo di AKP, e il governo di AKP era il governo che esprime questo movimento, che è veramente un movimento ideologico vicinissimo alla Fratellanza Musulmana, il Qanun Muslimia. E questo movimento era rappresentato da leader, incluso Erdogan, che dicevano continuamente due cose. Uno, che la democrazia è un autobus che noi prendiamo per arrivare al potere. E l'entrata in Europa è un meccanismo per... Noi non vogliamo europeizzare la Turchia. Infatti la loro intera politica era di de-europeizzare la Turchia. Quindi mettere di nuovo, costruire moschee dentro le università, avere le donne coperte nella sfera pubblica,
le mogli di questi leader strettamente con turbante, lo chiamano, copre ogni capello, in strettissima aderenza alla interpretazione salafista dell'Islam, cioè la più estrema. E noi vogliamo entrare in Europa non per europeizzare la Turchia, ma per islamizzare l'Europa. Quindi, più il governo italiano, che tradizionalmente sosteneva la Turchia, nell'equilibrio di potere anticamente contro i francesi, il governo italiano continua a agire sulla base che questa non è la Turchia di AKP, non è la Turchia che non vuole essere laica, ma è la Turchia che esiste oggi, questo governo. E quindi questo rifiuto di accettare l'evidenza di fronte ai tuoi occhi, questa non può essere la base di una politica. Quindi quello che fanno, hanno fatto in Europa, è di dire che vari governi hanno detto venite, venite, poi però quando si arriva ai negoziati si usano trucchi diplomatici per non avanzare in quei negoziati. Quindi questa cosa è da finire. Che 15 anni fa, 10 anni fa, facevamo i corsi a tutti gli studenti europei, venivano un sacco di studenti turchi e studentesse turche, nessuna era velata, erano estremamente preparati, ora non li vediamo più. Per questo ti chiedevo se è stato un errore a suo tempo. Ma guarda, in Turchia dai tempi, dagli anni 30, sicuramente in anni recenti, c'è una popolazione che forse 30% della popolazione, la quale è risolutamente laica, vuole essere ancora più laica, è post-islamica in grande parte, cioè non vogliono, in realtà non è che sono laici, è che non vogliono avere niente a che fare con l'Islam, e sono abbastanza numerosi. In più, in Turchia, c'è un altro gruppo, che è religioso e che sono aderenti all'unica espressione importante dell'Islam che esiste su questo pianeta, la quale non fa finta di essere pacifico, non è questa mega balla dell'Islam moderato, ma è un autentico gruppo, che non sono quattro intellettuali a Istanbul o Ankara, ma è un gruppo di milioni, che vivono anche in villaggi, che sono semplici contadini, che appartengono al movimento Alevi Bektaş. Alevi, anche loro sono differenti gruppi, ma la maggioranza sono Bektaş. E Haci Bektaş, il loro santo Bektaş, era genuino pluralista, genuino umanista, genuino antiviolenza. Però gli Alevi, noto bene, loro non vanno in pellegrinaggio a Mecca per rinnovare l'adesione all'Islam salafista, non hanno Ramadan perché un mese all'anno non si può non mangiare e essere funzionale e così via, e soprattutto quando pregano non vanno alle moschee dove le donne sono escluse o separatissime, ma invece vanno in Jem, le chiamano Jem, dove uomini e donne si siedono insieme, uno all'altro dell'altro. Ora, anche questi sono in Turchia. Quindi i militari che arginavano l'Islam che oggi è al potere, proteggevano i laici che esistono, che sono milioni, e proteggevano gli Alevi Bektaş, che da sempre erano perseguitati, per il fatto che erano veramente pluralisti. Cioè i Bektaş veramente credevano che si deve convivere con i non musulmani. Non convivere perché non hai scelto, ma convivere positivamente, seguendo Haci Bektaş. E ora, tutto questo però coesisteva con una maggioranza, non schiacciante del 90%, ma una maggioranza che sono, diciamo, l'Islam anatolico, deturchificato,
molto arabizzato, in parte persianizzato, ma comunque non di espressione autentica o perlomeno antica turca. E questo gruppo era un gruppo che ha la maggioranza, ha sempre avuto una maggioranza, e loro non vogliono coesistere, non vogliono tollerare, non credono nel pluralismo, sono anti-europei, anti-occidentali in maniera profonda, e loro sono al potere. Voglio fare una domanda cattiva, già che sei qui e abbiamo questa grande occasione. Ma qualche dato segreto sui prigionieri di Guantanamo, ce lo puoi dire? Sulla psicologia di quelli che gli statunitensi hanno potuto osservare? Ma guarda, la gente che è andata a finire a Guantanamo sono gente che sono stati normalmente catturati sul territorio, originalmente in Afghanistan. E venivano identificati non come persone locali. Per esempio, tu catturi qualcuno che è un talibano, allora tu prendi questo talibano e lo dai alle autorità afghane. Cioè, certe volte li tengono, certe volte non li tengono, certe volte li fanno scappare, certe volte li uccidono e così via. Uguale in Iraq. Truppe americane hanno catturato molta gente in Iraq e se avevano identificazione irachena come seguaci sciiti, seguaci di Muqtada al-Sadr o erano sunniti, seguaci di Zarqawi, così, tu prendevi e li davi alle autorità locali, cioè facevano differenti cose. Ma se invece erano identificati come membri di Al-Qaeda o seguaci di Al-Qaeda, o gente comunque che erano allineate non con violenza locale, ma terrorismo internazionale, allora li arrestavano. E durante un certo periodo avevano queste varie prigioni occupe. E poi hanno fatto Guantanamo, perché Guantanamo è America e non è America. Lo scopo di non portarli negli Stati Uniti d'America è che, siccome gli Stati Uniti non hanno dichiarato guerra a uno Stato chiamato Al-Qaeda, che non esiste, questi prigionieri non potevano essere tenuti indefinitivamente in campi di prigionieri. Come durante la Seconda Guerra Mondiale, se gli americani catturavano un tedesco o un italiano, lo potevano mettere in un campo di prigionia e tenerlo fino all'arrivo della pace. Ora, se tu catturi un terrorista di Al-Qaeda, tu puoi, non potevi trattarlo, cioè hanno deciso per te di non trattarli come prigionieri di guerra e di dire ti teniamo solo fino a che l'Islam è violento, ti teniamo. Poi quando l'Islam diventa pacifico, ti liberiamo. Come abbiamo liberato i tedeschi, gli italiani e i giapponesi. I 4 giapponesi che non si sono suicidati o hanno morti in combattimento. E questa posizione non è stata presa. Cioè che questa è una guerra contro l'Islam violento e durerà fino a che l'Islam rimane violento, non è stata presa questa posizione. Quindi li portavano, avrebbero dovuto portarli in America se non li uccidevano da parte. Una volta che li porti in America, nel momento che metti i piedi in America, tu hai diritto a un avvocato. E comincia un processo, e nelle condizioni del fatto che sono stati arrestati senza Miranda, voleva dire che non potevi processare. Perché in America, quando ti vengono arrestati, la prima cosa che dicono è Miranda. Cioè, qualsiasi dichiarazione che fai, hai diritto di un avvocato, non devi rispondere alle mie domande senza un avvocato, eccetera. Ora, all'inizio, proprio all'inizio, ottobre 2001, un mese dopo gli attacchi di New York, catturavano gente in Afghanistan e volevano sapere dov'è il 12 settembre, perché non era verosimile che c'è un grandissimo attacco l'11 settembre
e che non ci sono tutta una serie di attacchi che vanno seguiti. Quindi la prima cosa era di poterli interrogare, e non potevi interrogare gli Stati Uniti, perché se li portavi gli Stati Uniti, loro dicevano: io non ti dico niente, parlo solo con mio avvocato. Intanto bombe esplodono a Los Angeles, non so, a Boston. Questa era la visione, non era verosimile che l'11 settembre è l'inizio e la fine dei grandi attacchi negli Stati Uniti. C'era questa grande organizzazione, Al-Qaeda, che aveva raccolto milioni e milioni di dollari dai nostri migliori amici, degli Emirati Arabi Unici, UAE, questi simpaticoni di Abu Dhabi e Dubai che andavano e portavano soldi a Al-Qaeda, e i sauditi, naturalmente le fonti saudite molto rispettabili che mandavano soldi a Osama Bin Laden. Quindi non era possibile che c'è un solo attacco. Quando li prendi in Afghanistan devi interrogare, se non se li porti in territorio americano loro non parlano. Infatti quando hanno catturato Khaled Sheikh Ahmed, che era uno dei due pianificatori educato in America come Mohammed Atta, era un ingegnere tedesco di origine egiziana praticamente. Quando hanno creato Khaled Sheikh Mohammed, lui sorrideva e diceva: ci vedremo a New York con i miei avvocati. Ora, siccome loro erano convinti che Khaled Sheikh Mohammed aveva pianificato non l'11 settembre, ma tutta una serie di attacchi, naturalmente non lo portavano a New York e dovevano interrogarlo. Quindi nasce Guantanamo. Grazie. Guantanamo continua. Grazie, professore. Lo sa che lei ha davanti l'unico non talebano che è stato arrestato a Guantanamo? Scusa, non ho capito. Lo sa che lei ha davanti l'unico non talebano o sedicente tale arrestato a Guantanamo? Io sarei, io giuro, sorpreso. Mi hanno arrestato a Guantanamo. Ci sono stata 3 volte e una mi hanno arrestato. Perché lo sa perché? Sono cattivi. Ma perché sei andato a Guantanamo? Perché dovevo andare a fare i reportage. E lo sa quando è che mi hanno arrestato? La spiaggia è bellissima. Anche la spiaggia è bruttina, guardi, glielo posso garantire. No, non c'è proprio un motivo per stare a Guantanamo. Cuba è un'altra cosa. Lo so che si è arrabbiato anche Bruno Vespa con me. Senti una cosa, cara. Se vuoi occuparti a livello umanitario di gente, io ho una lunga lista di persone e di gruppi umani che sono visitabili. Per occuparsi dei loro problemi umanitari. C'è un grande gruppo di persone, per esempio. Ma guardi che io ero anche a Nassiriya il giorno che è successo, ed ero anche l'8 di ottobre. I nestoriani, quelli che chiamano assiri, che sono cristiani, che sono monofisiti cristiani nestoriani. Ci sono i caldei, che sono trinitari in comunione con Roma. No, ci ma guardi che non era mica un attacco, ma ci mancherebbe, non era mica un attacco all'esercito americano, le sto solo dicendo la mia esperienza. Di Antioquia. Quindi se tu vuoi occuparti a livello umanitario di persone. Ma no, faccio la giornalista, non faccio la suora. Vicino. Bene, come giornalista puoi andare a Guantanamo. Sono andata come giornalista. Spero che non ti hanno torturato eccessivamente. No. Mi hanno tenuto chiusa in aeroporto, guardi, e non mi ha fatto fare la diretta con Vespa. Senta, Io sono indignato di sentire quello che hai detto sulla spiaggia. Apriamo il capitolo spiagge dei Caraibi, ce ne sono di migliori, dai. No, c'è una bellissima spiaggia. Senta, professore, no, invece volevo chiederle una cosa. A proposito di una dichiarazione che lei ha fatto, che lei si può permettere di fare, qua in Italia un po' meno, perché lei sa che è stato ucciso Giulio Regeni, questo giovane studente che si trovava al Cairo. E c'è una grossa polemica, perché qui ovviamente tutti i politici dicono: noi fino a quando non viene fuori la vera verità
la vera verità, non possiamo continuare le relazioni con l'Egitto, ma lei ha detto che l'Egitto è un partner troppo importante e strategico per tutti i paesi che combattono il terrorismo. Quindi questo, come dire, sarebbe quasi un'apertura al fatto di lasciamo perdere la vera verità su che cosa è successo a Giulio Regeni. No, assolutamente non è così, chiedo scusa di interrompere, ma quello che io ho detto era che le autorità consolari italiane devono investigare usando ogni possibile metodo questo, quello che è successo a un cittadino italiano. Un cittadino italiano viene ucciso e c'è l'obbligo delle autorità consolari di investigare, come si fa una qualsiasi investigazione, a livello amministrativo, silenziosamente, ma che i politici non c'entrano, e fare dichiarazioni politiche contro un governo che è già fragile, che è un governo che è più che alleato, è una diga contro la Fratellanza Musulmana in Egitto e i tre altri gruppi che sono ancora più violenti della Fratellanza. Ora, quello che ho detto era, se hanno solamente riportato parte della dichiarazione, questo non è giornalismo, questo è veramente propaganda di bassa cucina. Io ho detto, le autorità consolari devono agire in maniera energetica, dinamica, spietata se vuoi, per investigare e sapere chi ha ucciso questo cittadino italiano. Spero bene che se un cittadino italiano viene ucciso, le autorità italiane fanno il necessario, ma che a livello politico il ministro dell'ambiente o l'ex ministro dell'ambiente o non so chi, di non fare dichiarazioni contro il governo egiziano che implicano prima di tutto che non devi investigare niente perché già sai chi l'ha ucciso e sono loro, e dici sì, un assassino ha ucciso questo italiano. Questo non è un comportamento adulto, questo è un comportamento bambinesco. Cioè, di capire questa cosa, le autorità consolari e possono per esempio fare venire investigatori italiani se gli egiziani li accettano, ma se no comunque le autorità consolari devono spingere gli egiziani ogni giorno, ma a livello politico stare zitti e non denunciare un governo che è un governo più che alleato. Grazie mille professore. C'è ancora una signora, può stare ancora 5 minuti con noi, l'ultima? 5 minuti, sì. 5 minuti. No. La domanda che volevo fare era, nel 2007 Antoine Sfera, nel libro Al-Qaeda minaccia la Francia, fra le altre cose scriveva che la cosa che era vista come più pericolosa erano le scuole e l'istruzione europea come modello da distruggere, e infatti i primi attacchi sono stati mossi contro le scuole. Volevo sentire la sua opinione in proposito. Grazie. L'inizio della domanda non l'ho sentito. No, qualcuno può ripetere dal palco? Faccio solo la sintesi della domanda. Un politologo francese nel 2007 nel libro Al-Qaeda minaccia la Francia scriveva fra l'altro che i musulmani estremisti vivevano come cosa più pericolosa e da attaccare le scuole europee nei paesi musulmani e in Europa. Grazie. Sì. Ma guardi,
Questa è una guerra ideologica ed è una guerra da un lato da un gruppo che è totalitario, nel senso che loro dicono che l'Islam è la risposta per tutto, il Corano infatti è la risposta per tutto, e quindi naturalmente sono ideologicamente opposti a ogni forma di pluralismo. Questa è la stessa cosa che si può leggere ogni giorno nella stampa turca. Se tu leggi la stampa del movimento, per esempio Yeni Safa, che è anche facile da leggere, internet e via, loro chiunque ha un'ideologia totalitaria, naturalmente vede l'istruzione, l'educazione generica, che è inerentemente pluralista. Qualsiasi educazione normale, pluralista, lo vede come la grande minaccia. Ora, in Francia, adesso c'è una triplice confrontazione. Cioè, da un lato ci sono musulmani tradizionali che tengono la testa bassa e che passivamente tollerano o accettano l'islamismo violento, ma non partecipano. Secondo, ci sono musulmani che uno piccolo gruppo, piccolissimo, che sono musulmani pluralisti, che sono accusati dagli altri di essere dei mezzi cristiani e così via, ma sono un piccolo gruppo. Poi c'è un gruppo di post-islamici, di gente che dicono: io non sono fuggito dai paesi musulmani per venire in Francia, per portarmi dietro la mia oppressione. Io non voglio che il mio bambino vada a una scuola islamica, non voglio che sia un musulmano, voglio che sia un francese. Voglio che sia un francese e basta. Voglio che mia figlia, se vuole andare al cinema con un amico a vedere un film, ci vada e non viene uccisa dal fratello o questa cosa. Ci sono i post-islamici e io no. Se ci sono meno di 500.000 di post-islamici in Francia, sarei sorpreso. E poi c'è un altro gruppo che è più prevalente fra i Kabil, che sono i cosiddetti Kabil dell'Algeria, cosiddetti berberi. Loro non accettano questa frase, berberi, questa parola che viene da barbari, ma si chiamano Amazigh e altri nomi. Questi Kabil sono non solo post-islamici, ma stanno cominciando ad aderire a cristianità, interpretazione protestante. Stanno diventando cristiani protestanti. Protestanti perché sono monoteisti, quindi non vogliono avere Madonna e santi, però vogliono la cristianità, che vedono come una specie di anti-islam, nel senso che è contro la violenza. E Kabil sono abbastanza importanti per fare dimostrazioni a Parigi con migliaia di persone. Fra l'altro hanno un leader molto ammirevole, direi, il cantante Idil, che non è un cretinetto che canta, ma è un filosofo che anche canta. Idil, potete vederlo su YouTube, a me mi piacciono le sue canzoni. Comunque, ci sono i post-islamici laici, che non vogliono sentire né di Islam né di altre cose, nessun'altra religione. E poi ci sono i violenti, che sono naturalmente un piccolo gruppo, perché gli attivi sono sempre un piccolo gruppo, che siano artisti o qualsiasi cosa. E poi c'è la maggioranza che silenziosamente approva del terrorismo. Approva del terrorismo. Loro dicono: io non lo farei e spero che mio figlio non lo fa. Sicuramente non voglio che vada al Dawla Islamia, va in Siria a farsi uccidere. Non voglio attaccare il politico dell'angolo, che magari è un altro musulmano, però silenziosamente accetto la giustificazione teologica. Se tu vai in un teatro di Parigi dove c'è tutta questa gente con queste donne seminude che fanno vedere le spalle, tutte queste cose indecenti, e uccidi un po' di gente, tu fai vedere che l'Islam è potente. Questo ci credono profondamente. Però sono silenziosi.
però i loro figli facilmente possono uscire da questo ambiente e loro diventare aggressivi, sempre piccole percentuali. Quindi abbiamo una specie di euro-islam diffrazionato. Punto comune di tutto questo, però, l'asse comune è che ogni volta che il tuo presidente dice l'Islam è una grande religione di pace, pace, dicono l'Islam è una religione di pace, ogni volta che l'autorità locale autorizza una moschea, e c'è una bella moschea, tu tagli le gambe di quel genitore che dice io sono arrivato qui e sono fuggito non dalla povertà, o non dalla violenza, o forse sono fuggito dalla povertà e dalla violenza, ma soprattutto sono fuggito dall'Islam. Non voglio essere oppresso. E quindi al bambino non lo mette in una scuola islamica. Poi il bambino passa a questa bella moschea, sente la radio, il papa o il presidente dire che è una bella religione di pace, dice papà, perché non mi fai diventare musulmano? Perché non vuoi che io faccia la religione dei miei avi? E questa è la cosa da evitare, mio figlio. Caro professor Lutwak, io la ringrazio molto. La voglio salutare con un sì o un no che mi deve rispondere. Donald Trump si è arrabbiato tanto perché il Papa gli ha detto che non è cristiano? Ah, nessun vescovo americano si sognerebbe di intervenire in una campagna politica dicendo che questo è un cristiano o questo non è un cristiano. Nessun vescovo della Chiesa Cattolica Americana mai si sognerebbe di intervenire ad hoc. Lui fa il Papa, però. Il vescovo di Roma può parlare, se lui vuole esprimersi su qualcuno a Roma e forse la sua giurisdizione, ma ti assicuro che i cristiani... Abbiamo tutte le fortune noi, Beh, io qua ogni volta che sento questo Papa, io sento la voce portegna, il portegno, che sono la gente di Buenos Aires. E a Buenos Aires ci sono anche quelli educati dall'Università di Buenos Aires. E questo è un gruppo che ha molte idee politiche differenti, però c'è una specie di consenso fra di loro, che è ambientalista, recentemente è diventato ambientalista perché è l'ultima maniera di essere anticapitalista, anticrescita, anti-agrobusiness, anti-industry business, anti-thrive, anti-trav, anti-tav, tutte queste cose è l'ultima espressione della cultura portegna anticapitalista. Perché loro, vedo il Papa che riflette queste cose. Il Papa ha una simpatia naturale per Cuba, lui non disprezza il Castro, però disprezza Trump. Posso dire che ha aiutato Trump. Non l'ha danneggiato, l'ha aiutato. Perché vuol dire che lui adesso è la vittima di questo attacco politico improprio, illegittimo, perché noi la separazione Stato e Chiesa, per noi la separazione Stato e Chiesa è veramente la base degli Stati Uniti, è proprio l'origine degli Stati Uniti, è il separato Stato. Certo. E quindi questa è una violazione. E molti cattolici americani naturalmente sono altamente irritati. Grazie mille, professor Lutwak. L'aspettiamo in Italia. Molto gentile. Grazie.